Monsignor Soricelli, in rappresentanza della diocesi Cava dei Tirreni Amalfi, le vostre impressioni a conclusione di queste due giornate intense, fattive, quali sono le vostre impressioni? È stato un momento molto intenso, molto bello, con la partecipazione di sei... con la partecipazione di, delle varie regioni, delle diocesi, vescovi, laici, eccetera. Penso che è stato positivo soprattutto per vedere le esperienze di lavoro, tentativi di trovare, di inventare lavori, che sono un progetto policoro, è stato molto bello, è stato un momento positivo. Riusciremo a rallentarsi, non proprio a fermare questo flusso che va fuori, va a lavorare all'estero, specialmente nelle nostre terre. Terre di mare, terre di turismo, terre che apprezzate dal mondo intero, però poi in una scarsa elasticità, in una mancata destagionalizzazione fanno sì che i nostri giovani devono andare a lavorare dopo aver studiato. Sì, non è che sono pacchette magiche che si risolvono così, certo. Però certamente è stata una presa di coscienza, penso che le testimonianze dei vari gruppi, hanno le varie diocesi, hanno portato un risveglio, un desiderio nuovo di fare qualche cosa, anche la Chiesa di impegnarsi concretamente nella ricerca del lavoro, nell'inventare il lavoro. Vi ringrazio del contributo e vi ringrazio.